Madonna, bro. Che cazzo, i cecchi li ha azzeccati alla grande. Aggressiva così, eh? Sì, Proprio, sembra un'altra macchina, sembra. Ragazzi, abbiamo qua una macchina di una persona molto particolare, anche un amico, la macchina di Charlie Charles, che stiamo per iniziare a wrappare. Lui è negli Stati Uniti per dei suoi progetti e per lavoro, ci ha lasciato la macchina da fare. Quando tornerà, fra qualche giorno, gliela dovremmo portare oppure arriverà lui a prendere. Adesso stiamo valutando cosa fare. Ha scelto un colore tradizionale sportivo per questa macchina, un nero opaco, però in confronto alle altre, che di solito facciamo i cerchi nero lucido, questi cerchi li faremo anche questi opachi. L'unico dubbio che abbiamo sulle pinze, che anche queste le vuole nere, se farle lucide o opache, dunque un total black, a fine un Batman. Ora abbiamo già iniziato a smontarla, la metteremo nella zona wrapping, rimanete connessi. No, rimanete connessi. Sì, oggi ce l'ho giù, sono stanco, cazzo. Ora dunque, ragazzi, iniziamo con la parte wrapping. Fede, allora com'è andata col cofano? Ce l'abbiamo fatta. Il so cofano è duro perché la pellicola, sai che sono 152 di centimetri. Questo il cofano è 1,70, quindi abbiamo dovuto tirare leggermente. Comunque. Però con questa pellicola comunque sì, apre. No, questa sì, a differenza dell'altra. È molto molto buono. Ho visto che siete già a buon punto. Sì. Siete già... finito di fare le due fiancate già. Il baule è appena terminato, sto facendo il cofano e manca solamente due paraurti che avete smontato per fare meglio. Esatto, poi andremo a fare i cerchi, andremo a fare le pinze, però il nero comunque non stanca mai, No, bello, soprattutto bello, l'opaco. L'opaco è veramente bello, cavolo. Su questa macchina poi Charlie ci ha visto, poi con gli interni Cartier. Bellissimo. Devo dire che ci aiuta anche il fondo nero, logicamente. Come quello sempre. Allora niente, bravo Fede. Perfetto. Buon lavoro. Grazie. Questi vuoi fare in pellicola? Allora, secondo me un po' di giunte. Questa cosa qua possiamo o lo facciamo verniciare nero opaco. Nero opaco come questa, oppure potremmo lasciare questo stelo in opaco, in lucido, e questo farlo opaco. Va bene. Tanto alla fine sono due pezzi, vedi, che separato. Sì. Possiamo fare sono due pezzi. Sì, secondo me sarebbe meglio. Se no, ideale. Sai cosa? Vabbè, questo qua dentro per forza, perché tanto noi abbiamo questo qua esterno si può fare. Con l'esterno si può fare. Sì, allora li giri là, qua lo tagli, perché tanto è un altro pezzo. Sì, si può fare. Facciamolo tutto così, dai. Che secondo me le vuole tutto nero opaco, vuole anche bene. Le pinze e i cerchi, accontentiamo. Non so che è difficile, però le sfide ci piacciono che sono difficili. Poi siete bravi, per me.
si può fare così. Comunque, dentro però no. No, no, dentro no, al massimo dentro qui ti puoi fermare qui. Sul filo dello sul filo, tanto sì. Essendo nero comunque maschera un po' via. Va bene. Va bene, dai, allora procediamo. Lo pulisco così. E lo faccio. Ok, va bene. Simo, mi è venuta in mente una cosa. Noi abbiamo gli scarichi cromati, l'unica cosa è che rimarrebbe di cromato. A questo punto glieli facciamo anche questi neri. Però secondo me lo scarico, dimmi anche tu, lucido. O anche questo opaco. No, se facciamo tutto opaco, tutto opaco. Guardo se si può smontare, basta. Dai, guarda che se si può, così se si può. Sì, e... sì, due viti qua si smonta. Stiamo partendo, stiamo andando a consegnargli la macchina a Charlie, passeremo a prendere una persona che è colui che ci ha fatto i cerchi e poi andremo a consegnargliela in studio direttamente perché lui è in fase di registrazione. Dunque ragazzi, let's go. Stiamo andando a portare la macchina a Charlie. Che dire, Charlie per noi è uno di quei personaggi che ci sta più a cuore, un ragazzo d'oro, veramente un ragazzo fantastico. L'abbiamo conosciuto in occasione di alcuni eventi, ci ha fatto fare anche dei lavori presso il suo studio. Questo Macan ha scelto un nero opaco, tutto nero, scritte, cerchi, pinze, full black, un po' alla Batman. E per noi l'abbiamo accontentato in quanto anche a noi questa idea ci piaceva molto. Di solito facciamo i cerchi in contrasto nero lucido, però questa volta li abbiamo fatti opachi, anche sotto suo consiglio. Ora andremo nel suo studio, uno studio fantastico che se riusciamo vi facciamo vedere anche qualche chicca, perché veramente uno studio è esagerato. Io l'ho visto per la prima volta, sono rimasto sbalordito. Dunque spero che può accoglierci, perché so che sta registrando, un momento un po' incasinato. E niente, ora passeremo prima a prendere un nostro amico che ci riporterà indietro e dopo vedremo anche la sua reazione alla vedere la macchina. Ciao, va bene. Ah, sì, te lo so. Adesso torno a vedere cosa alle 9. Minchia. Che sbatte. Su questa spaziale, così. E poi mi sono deciso finalmente. Madonna, bro. Che cazzo, c'è chi l'hai azzeccata alla grande. Aggressiva così, eh? Sì, Ma io sapevo già che te quando andavi su là ti veniva la pazzia. Io ho detto, vedrai che me la farò fare un colore particolare. Invece... No, no, particolare no, perché poi so che mi dice... Che stufo. No, ma poi sta bene anche con gli interni. Ah, devastante, che veramente bella. I cerchi ti dico, di solito li faccio lucidi. Però tu mi hai detto opachi, ti devo dire che ho scoperto un abbinamento. Perché prima pensavo, non... nero opaca la macchina, poi si fa. Cioè, tipo è strano, no? Forse sì, lucido. Sì, ma perché hai anche la pinza opaca. Bellissimo. Se invece la rossa, secondo me. No, però bella, devastante. Bella.
E com'è che è? Com'è che c'è un nome per questo? Cioè non è proprio nero, vero? Qua è Nero Paco Lavagna. Ah, Lavagna, esatto. Secondo me è uno dei neri più belli che c'è. Ah, bellissimo, bro. Perché poi comunque anche di sera. E lui è il ragazzo che ha fatto i cerchi. Ah, grande. La carrozzeria che fa i cerchi. Dai, sono contento che ti piace, cavolo. Bellissimo. Anche la scritta che ho fatto dietro. E poi te l'ho fatta nero. Fighissimo. Così almeno è. È proprio clean. Lui è stato sì, pulitissima così. Sembra un'altra macchina, sembra. Ciao ragazzi, siamo appena tornati dalla consegna della macchina di Charlie. Abbiamo consegnato la macchina presso il suo studio. Devo dire che è stato molto contento, gli è piaciuto tantissimo, praticamente come la voleva lui. Pensate che ci ha dato questa idea direttamente da New York. Lui è andato a New York, ha visto un po' di macchine wrappate e ha detto: Pasquale, dobbiamo farla come una macchina americana. Non so cosa voleva intendere per questa cosa, però comunque il concetto è stato ben recepito. Abbiamo fatto questa Porsche in nero opaco. Purtroppo ragazzi non siamo potuti entrare, o meglio siamo entrati a fare delle riprese ma non possiamo farvele vedere perché c'erano dentro degli ospiti che non volevano logicamente comparire in questo video, dunque abbiamo optato per non mettere nel nostro video. Charlie, come sapete, è uno dei produttori più importanti in Italia, è un amico, anche comunque è un nostro cliente, è una persona squisita, bravissima, e sicuramente ci farà fare anche altre macchine. Ci ha fatto fare già anche un ascensore del suo studio. Dunque siamo molto contenti di averlo con noi. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, supportateci, perché grazie a voi abbiamo la voglia e la passione per fare questi video, e soprattutto capiamo che con tutti voi che ci seguite non è tempo perso, ma è un qualcosa che ci nasce per fare in modo che voi rimaniate contenti di ciò che vedete. Dunque, Evo Sound, sempre e seguiteci.